si mette femminile elegante con i tacchi il giorno che deve incontrare un uomo, e quindi sarà una volta ogni tanto, poi soprattutto al primo appuntamento. Questo significa che tu non verrai percepita come autentica, verrà percepito come un qualcosa di falso. Insomma, è come quella che si veste sempre con, come dire, gli scarponi e poi si mette i tacchi, quella che si mette sempre le felpe e poi si mette la guepière. Insomma, questo è un punto fondamentale, il che non vuol dire che una donna sportiva non può iniziare, diciamo, ma deve farlo perché sente l'esigenza, il piacere di mostrarsi più femminile, ma non farlo una tantum, perché allora non serve. È come dire, essere autentici. Noi possiamo acquisire nuove abitudini, ma devono diventare abitudini, altrimenti sarai goffa, sarai impacciato. È come quello che non guida mai l'auto e che ne so, perché va sempre in bicicletta, una volta improvvisa a guidare l'auto, per dire, no? Risulterà impacciato nella guida. Quindi essere autentici significa soprattutto essere onesti rispetto a se stessi, fondamentalmente, no? Alle proprie esperienze, non cercare di usare delle maschere. Ecco, l'utilizzo della maschera è veramente un qualcosa che non porta da nessuna parte. Utilizzare la maschera non porta da nessuna parte. La maschera del mignottone da corsa, se tu non ti senti un mignottone da corsa, non ti porta da nessuna parte. Quindi l'autenticità invece è molto attraente, molto meglio una donna che si mette sportiva anche quando deve incontrare un uomo, piuttosto che una che finge di essere diversa da com'è. Esatto, quindi ognuno fa quello che vuole. Poi il che non significa, Sandra, che se tu vuoi, diciamo, esplorare nuove possibilità non puoi farlo, ma deve essere un lavoro che fai su di te per cambiare. Come dire, io faccio un esempio, sono madrelingua italiana, posso anche imparare l'inglese, ma devo imparare l'inglese fondamentalmente, devo lavorarci sull'imparare l'inglese, non è che posso improvvisare. Quindi questo è il primo punto molto importante, io credo, dove vedo cadere molti asini su questo fronte. Un'altra caratteristica, che secondo me fa innamorare gli uomini, questo è molto importante, è l'empatia e la comprensione. Quindi quando parliamo di empatia, ovviamente parliamo di capacità di empatia emotiva, di entrare in contatto con le emozioni delle altre persone. L'empatia e la comprensione, diciamo, dell'emotività della persona con la quale interagiamo è un pilastro fondamentale diciamo, di una donna che sa attrarre. Quando sei capace di sollecitare le emozioni dell'altra persona, quando salutiamo anche Daniela, quando sei capace di sollecitare le emozioni dell'altra persona, sollecitare le emozioni cosa vuol dire? Vuol dire che devi fare scarpetta sulle sue emozioni, devi fare scarpetta. Cioè l'empatia, io comprendo le tue emozioni e riesco ad amplificare, come se ci fosse un elastico. Adesso non c'ho, chissà, finisco sempre di, c'ho sempre degli elastici, c'ho sempre l'elastico per, diciamo, per fare la cosa, chissà dove cazzo l'ho messo, comunque non ho un elastico, ma il concetto di fondo è quello, no? Le emozioni sono già presenti nelle sue mani. Immaginatevi un chiodo con un elastico. Ecco, attaccato al chiodo c'è l'elastico. L'elastico è quello delle emozioni. Io attraverso l'empatia comprendo le emozioni e attraverso la comprensione delle emozioni posso lavorarci sopra sull'emozione. Posso amplificarla. Poi l'elastico per capelli, esatto, ma anche salutiamo Giusy. Amplificarla cosa vuol dire? Vuol dire che io devo parlare. In far infertizzare la persona, l'empatia ti consente di essere presente, perché noi nella mente del partner, cioè è vero, tenete presente questa massima, è vero ciò che coinvolge, è vero solo ciò che coinvolge. Se una cosa non coinvolge, non è vera. Noi non possiamo considerare vero quello che non ci coinvolge. Una persona che invece riesce a sviluppare empatia, una persona che riesce a rendermi gioioso o rendermi triste,
diciamo, amplificando quelle che sono le emozioni, beh, è una persona che riesce a sedurmi. Essere empatici non significa